Siamo nuovamente insieme e proseguiamo con la conoscenza di queste grandi aziende del nostro territorio e adesso siamo in compagnia di Federica Ciampi che ci presenta questa Perelli Winery. Dove siamo, Federica? Allora, l'azienda si trova a Buscine, quindi siamo tra Firenze, Siena e Arezzo, diciamo, proprio nel mezzo delle colline del Chianti. Ed è un'azienda che è cresciuta tanto nel corso degli anni, poi dopo magari ne parliamo. Quali sono le produzioni? Allora, l'azienda produce vino e olio. Poi ovviamente essendo un'azienda familiare producono anche grano, quindi da tempo l'azienda aveva questi prodotti principali, però adesso ci siamo focalizzati appunto sul vino e sull'olio. Ecco, inizialmente ne parlavamo a telecamere spente perché sono un po' curiosa, quindi prima sondo un po' il terreno, mi raccontavi che il vino veniva prodotto in modo artigianale, quindi un po' per le persone del territorio. Adesso invece siete saliti di livello. Sì, 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 sì. L'azienda appunto, come dicevo, essendo un'azienda di famiglia, all'inizio appunto si occupava di valorizzare il suo prodotto, quindi valorizzare il campo, di tenerli, le vigne ovviamente, però mirando diciamo una produzione diciamo da casa, più familiare, ecco. Uh-huh. Invece qualche anno fa, quindi ormai diversi anni fa, siamo 3-4 anni fa, l'azienda ha deciso di valorizzare ancora di più i suoi prodotti, quindi soprattutto l'olio e il vino, come si diceva, e i vini che vi abbiamo portato oggi sono appunto, come dicevamo, la prima annata uscita ufficialmente in commercio. Quindi un'azienda fondamentalmente che punta sulla tradizione, sul territorio, ma anche molto giovane. È giusto, tradizione, storia, ma anche innovazione. Esatto. E per quanto riguarda le vigne, di quanti ettari stiamo parlando? Allora, sono 13 ettari, quindi appunto un'azienda che in realtà non è così piccola, ha tante potenzialità, però comunque un'azienda che punta a valorizzare quello che ha. Quindi cosa ci siamo trovati nel campo? Ci siamo trovate tante vigne vecchie appunto, però le vigne vecchie, come dicevamo appunto prima, in realtà fanno sì che il vino venga più buono e quindi non abbiamo voluto subito puntare a nuove produzioni, a impiantare nuove vigne, ma a valorizzare quello che avevamo, quindi usare le vigne vecchie, che ci portano sì una produzione minore, però comunque ci danno un vino di qualità appunto. La qualità, prima di tutto. Sì, per quanto invece riguarda gli olivi? Gli olivi sono da sempre invece una delle produzioni appunto della cantina che da sempre appunta sulla qualità. Sono 400 olivi a San Leolino, quindi sempre vicino a Buscine, veramente a due passi, e sono molto particolari diciamo perché tutti gli olivi sono posti su dei terrazzamenti e quindi questo permette di areare molto gli olivi e di dare qualità appunto a questo olio. Si fanno circa 400 bottiglie, quindi veramente una piccola produzione, anche qui puntando sulla qualità. Appunto, quindi noi siamo qua per valorizzare e per parlare delle eccellenze, ma torniamo al vino perché sì. Io vorrei prendere questo Trame Rosse. Innanzitutto già il nome racconta lunga. Esatto, esatto, il nome è stato scelto diciamo dopo molti pensieri, dopo molte idee, perché Trame Rosse? Innanzitutto l'etichetta parte da un contest che abbiamo fatto proprio con diversi artisti e abbiamo scelto poi un dipinto che per noi sembrava quello più importante, che riuscisse diciamo a valorizzare quello che era questo vino. Quindi è un'opera d'arte. È un'opera d'arte. Quella in etichetta. Sì, esatto. Infatti volevamo unire l'arte al vino, perché per noi fare vino è un po' come fare anche un'opera d'arte, appunto. Quindi scelto questo dipinto, appunto, di questo artista molto bravo, il nome Trame Rosse viene proprio dal fatto che trame vuole andare a identificare l'intreccio, quindi l'inizio di una storia, e questo vino è l'inizio della storia della cantina stessa. Però, che bello! E per quanto invece riguarda gli altri vini, perché qua c'è un rosso, un bianco, ma c'è anche un passito. Esatto, sì, sì, sì. Infatti, la linea si sta diciamo ampliando piano piano. E abbiamo un bianco, un Trebbiano 100%, quindi il classico vino, diciamo il classico vitigno toscano. Poi abbiamo un passito un po' più particolare, si chiama Idamo, perché il blend era stato creato da appunto questo
nostro collaboratore, che appunto era della famiglia nel passato, che aveva creato un blend tra appunto Albana, Trebbiano e Malvasia, quindi comunque vitigni tipici per fare il vinsanto, quindi tradizionale toscano, però un pochino rivisitato e quindi che danno questo pastito particolare. E poi invece le forme è diciamo il vino un po' più tradizionale, sangiovese 90% e colorino e canaiolo per un 10%, quindi rappresenta un po' il Chianti che tutti noi conosciamo diciamo in Toscana. Però Federica, questa è solo una parte della produzione, perché a gennaio uscirà un altro vino. Sì. Per terminare la linea, che vedete appunto qui davanti a noi, avremo un altro vino a metà gennaio più o meno, che si chiamerà Maestà, e anche quello rappresenterà nell'etichetta un'opera d'arte di un'altra artista. Non vediamo l'ora di vederlo. Esatto, spero che lo, insomma, riuscirete a vederlo presto. E anche quello comunque appunto sarà un Chianti Riserva, quindi un vino molto importante, come Trame Rosse, di cui parlavamo prima, un vino che ha fatto botte barrique in realtà, quindi legno piccolo, per 18 mesi. E quindi diciamo il legno in qualche modo ovviamente ha dato un valore diverso al vino. Grazie Federica Ciampi per averci fatto conoscere questa azienda interessante di Bucine. Grazie. Tanti auguri e complimenti per questa evoluzione continua. Grazie a te.